Questo nostro servizio vuole essere un omaggio all'arte di Edoardo De Filippo, ma anche una sorta di esame di coscienza che interessa a tutti. Sono le 8 di una qualsiasi mattina e già la folla sosta dinanzi ai cancelli chiusi del Teatro Eliseo a Roma. Notiamo con piacere che moltissimi sono giovani. Abbiamo parlato di esame di coscienza, ma forse sarebbe più esatto considerare questa cronaca un invito a meditare un fatto di costume. La moltiplicazione incontrollata delle cosiddette televisioni locali sembra che, nonostante i programmi scadenti e i film prelevati dai fondi di magazzino, tolgano spettatori al cinema e al teatro. Queste immagini dovrebbero smentire il fenomeno che invece purtroppo esiste. È chiaro dunque che, se da parte del grande pubblico si manifesta una certa pigrizia intellettuale e fisica, al mondo dello spettacolo qualche colpa bisogna pure attribuire. Questa gente che con sacrificio personale ed economico sta acquistando biglietti per assistere fra una settimana alle Voci di Dentro evidentemente ha fatto una scelta. Ebbene, è importante che tutti noi si faccia una scelta. Se poi riflettiamo che l'opera di Edoardo fu scritta nel 1948, che non promette nudità, perversioni o violenza, ma è soltanto la radiografia addirittura sgradevole di un'umanità corrotta dalla guerra e dal dopoguerra, dobbiamo concludere che la scelta è una questione di qualità. Fatesi, Nicolo, parlo inutilmente. Avete sospettato l'uno dell'altro, un marito dalla moglie, la moglie dal marito, un frate dalla sorella, la sorella del fratello. Io vi ho accusati e voi non vi siete ribellati, lo avete creduto possibile. Insomma, un assassinio l'avete messo tra le cose probabili di tutti i giorni, un delitto lo avete messo nel bilancio di famiglia. Don Pasquale, la stima reciproca che ci consente di metterci a posto con la nostra coscienza, che ci dà la possibilità di sentirci in pace, non so, che ci dà la possibilità di guardarci in faccia, di potersi guardare negli occhi, e vi pare un assassino da niente. Don Pasquale, senza la stima si può arrivare al delitto, e ci stavamo arrivando, eppure la cameriera sospettato di voi. La scampagnata, la passeggiata a mare. E come si fa? Come si fa a vivere senza stimarsi, senza potersi guardare negli occhi? Se ne go. Le ovazioni entusiastiche sembrano essere la prova del 9 di quelle code che abbiamo visto all'inizio. Applausi per Edoardo attore e autore, applausi per Pupella Maggio, Luca De Filippo e Gino Marincola, tutti bravissimi come bravissimi sono i loro compagni di scena. Dunque il teatro è vivo e vegeto quando lo rendono tale la validità delle opere e l'impegno degli attori. Abbiamo detto che è una questione di scelta, facciamo dunque in modo che la scelta sia a favore della cultura e dell'arte sia al cinema sia al teatro e vedremo sconfitti la mediocrità, la disinformazione e anche la nostra pigrizia. Thank you.
Questa volta è venuto proprio bene. Mi sono proprio perfezionata. Marie, ti ricordi che l'altra volta quando si asciugarono si spaccarono tutte quante e diventarono la terza parte? Invece adesso, guarda, pure le candele. Guarda qua, guarda, sono riuscita a farle diventare dure, come le steariche di prima della guerra. Maria? E ora? Poi niente, ti lascia tanto, capito? Altrimenti ce lo dico a mio fratello e veramente ti faccio licenziare, capito? Non ho finito ancora. Susata, mettiti scarpa. Pensi un po' di caffè, andiamo. Vieni. Mi dà tazzolina, vado a prendere un caffè. Va. Maria. Maria, guarda quanto è venuto bello sto sapone e ste candele. Veramente bello. A guerra, qualche cosa è buona l'ha fatta. Buongiorno. Chi l'avrebbe mai pensato, prima della guerra, di fabbricare in casa candele e sapone? Oltre al risparmio c'è pure soddisfazione, è così. Io mi sono proprio specializzata. Quasi quasi metterei un negozio. Tu però, eri l'altro giorno distratta, hai buttato il grasso della carne e non lo farei più, hai capito? Perché peccato. Tutti i grassi che restano, i rifiuti, l'olio della frittura, te l'ho detto tante volte, bella mia, si devono conservare. Ma è da proprio una signora, ma già ascoltato. Vai a aprire, va, questo è Michele. Zizzirì. Zizzirì. Ma tu sta, signora Rosa? Donna Rosa, buongiorno. Sì, buongiorno, Michele, ti sei ricordata, E se no, io sentivo a Don Pasquale. Ieri al giorno mi disse, se domani mattina non ti ricordi di comprarmi le sorbe, è meglio che non ti fai trovare sul tuo palazzo. Tanto è vero che ieri sera, per non mi scordare un'altra volta, primimo cucca, mettete un piatto in coppa a seggia a pirulietto. E dicete così, rimane a mattina, o prima pensiero, come passo chi le sorbe? Onarò, sono al punto giusto di maturazione, ma che so, prete zucchero. Ma che piacere che andava Pasquale. E che si ha speso. Ti sei ricordato tutto, Michè? Sì, questa è la nota che mi avete dato voi ieri sera. Riscontrato voi stesse. Se ci manco qualcosa, donna Rò, non è colpa mia. È questione che a capo non è più quella di una volta. Non può che la miseria. Non può che la tarantella che faccio dalla mattina alla sera con gli inquilini, donna Rosa mia. Ma che brutto suono che mi sono fatta stanotte. Adesso me lo sto ricordando. E stavo qua in cucina e pulivi i broccoli per la cena. Poi stavo seduto proprio qua, vicino alla finestra, con i piedi appoggiati sopra un'altra sedia. Ammonnavo i broccoli e mettevo tutte le cimitelle in danza alla tira, come faccio al solito. Quando tutta sì, all'interno della foglia esce un vermo. Un vermo? Un vermo young, con la capuzzella nera. Ma guarda, Maurice. È bravo.
Io, ma per causa tua sono rimasta senza casa. Non fa niente, state boh. E dove vai a genitire? A tua gioia, vado in chiesa, mi inginocchio e prego. Allora vengo pure io, ti accompagno. E siamo usciti insieme. Siamo usciti insieme. Ah, tutti in un momento è venuto a piovere, una pioggia, ma una pioggia. Overma mi ha guardato, ha detto, e che mi importa? I tengo ombrello. La virte. E dopo poco ci siamo trovati fuori alla chiesa. E strisciando, strisciando per sotto la porta è entrato in chiesa e non l'ho visto più. E mo che aveva fatto? Ha già aperto ombrello e mi sono messa a camminare. Tutta surata e stanca. Ha già girato per la strada. E mi sono trovata in faccia ferma una volta. O quale mi ha detto, se ti vuoi salvare, piglia sto revolver e spara a chi lo pezzente che sta assettato in terra o marciapiede. E come infatti, io l'ho sparato. E mo bello sapete qual è? Che non appena l'ho sparato, lo pezzente ha diventato una fontana. O vermait, tieno seto? Tieno seto e bevi. Io mi sono messa a bevere. Signore, quello non era acqua. Era sangue. Sangue. E io bevevo, bevevo, bevevo. Tutto sangue che mi scorreva per cuore. Non mi faceva ricordare. Mamma mia, che impressione! Ma se uno volesse star sentendo i sogni, io per esempio non mi sogno mai niente. Ma che, io sera mi corico stanco che Dio sa. Ragazzo sì, ah, quando ero ragazzo mi facevo un sacco di sogni, ma belli. Certi sogni che mi facevano svegliare così contento che mi veniva la voglia di uscire, di lavorare, di cantare. Certe volte mi facevo certi sogni talmente belli che mi parevano spettacoli di operette, di teatro. E quando mi svegliavo, facevo tutto il possibile per addormentarmi un'altra volta per vedere se era possibile di sognarmi il seguito. Ma allora la vita era un'altra cosa. Era, diciamo, tutto più facile. La gente era pura, genuina. Uno si sentiva la coscienza a posto, perché pure se un amico ti dava un consiglio, tu lo accettavi con piacere. Perché non c'era, come fosse una roba, la mala fede, la mala fede. Ma io me ne scengo una roba. E tu, sposa d'Ambress, ha così con un marito vicino i sogni, te li fai color di rosa. Allora sa da scusare pure la signora Rossa. E perché? Se la signora volesse, gli mancaria un buon partito, eh? Tanto buono, Michela, va. Buona roba, buona giornata. E tu sbrigati, vai, che si è fatto tardi. Incominciamo a preparare la colazione. Che adesso vedi che uno per volta vengono i monaci al convento. Oh, prima è Don Pasquale. Don Pasquale, Don Pasquale, che è il povero fratello mio. Lo vedo così sciupato. Giorno per giorno se ne scende da dentro al fodero. Suoi dispiaceri, signor. Chi Don Pasquale non parla. Ma ancora il paese, sai di voi. Il paese che? Quali sono questi dispiaceri per sapere? Io non lo so, cioè, dico per dire. Ognuno tiene i dispiaceri suoi. E mio fratello non ne ha. Non ne ha. Io preparo il caffè per Pasquale, tu prepara il tuo zambaglione a bere il biruccia. Piglia lì le due uova fresche che ho messo nella zupperella, nella credenza. Mettici 4 cucchiaini di zucchero. Che la signorina è vera, l'uovo non lo piacciono. E sa da pigliare. Sta da pigliare, non le piace. La ragazza di 18 anni che lavora tutto il giorno. E poi, quel genere di lavoro. Signor, ma io non ho capito che lavoro fa. Che vuoi capire tu, bella mia, che vuoi capire? Fa la stenografa. L'avvocato parla e le fa certi cippitielli sulla carta che quando è dopo, siccome se capisce solo esso, legge e scrive a macchina tutto quello che dice l'avvocato.
Che ti posso dire? Nuscipetilla così significa, per esempio, signore e signori, facciamoci coraggio tutti quanti, qua l'affare è serio, stiamo inguaiata, va a trovare come fornisce. Conuscipetilla è niente? E guadagna bene, si sta facendo una strada. I biscotti per mia cognata. Stanno là sopra. La signora Matilde pure lavora, eh? E come no? La sera sta tanto stanca che non si firma anche di parlare. Ti scherzi, bella mia, avere a che fare con tutta quella clientela di gente stravagante. E chi vuol sapere il passato, l'avvenire, se il tizio che sta in America è viva e morta, se la manda incinta, si fa un mascolo, si fa una femmina. Io ce l'ho detto sempre, sempre. Tu devi dire, io leggo le carte, questo è tutto. Ah, a me mi piace un Pasquale, fratello vostro. Quando si mette fuori la sala, con turbando in capo e fa entrare i clienti. Avanti, avanti, la luce nuova, la luce nuova. Signore, quando è macchietto. E fate una risata, sa, si è fatta la volontà di mamma mia, i maccheroni, per parlare con questa. Ma chi lo, signorina, così è boh, abbruciati. Ma che abbruciati. Le piacciono arroscatelli, non abbruciati. Io non so come può fare se mangia i maccheroni appena si sveglia. È giovanotto, che la fame si cocca e che la fame si scecca. Io ho pulito bene, vabbè. Capirai, è l'unico nipote maschio che tengo. E che pagasse può vedere a posto, ma è così sbandato, la gioventù di oggi. Buongiorno. Buongiorno, signor. Adesso ti venivo a svegliare. Ho messo la sveglia sotto il cuscino e l'ho fermata sotto il cuscino stesso, così non ho dato fastidio a nessuno. Figuriamoci se Don Pasquale non l'ha sentita suonare pure da sotto al cuscino, col sonno leggero che ti... E poi quello, pensa a voi pure quando dormo, e sta sempre sul chi vive. A me che me ne importa, peggio per lui. Sorso di caffè? No, è meglio che mi misuro prima il vestito. Sì. Meglio. Mm. Se no, se viene Don Pasquale, non potete fare niente più. Ecco, ieri sera ci ho fatto tutte le modifiche che dicesti tu. Il mantello? L'ho finito ieri sera. L'apertura davanti l'avete fatta? Sì, fino sopra il ginocchio te l'ho fatta. Bravo. Proviamo. Ecco qua. Piano, perché sì. È delicatissimo. Lo vedo. La manica. Un poco largo. Poi si stringe, non ha importanza. Vediamo da seduta. No! Lo spacco lo dovevate fare in direzione della gamba sinistra. Perché vedete, quando mi siedo, metto la gamba destra sotto la sedia e la sinistra la porto avanti. E scena. Scusami, e vale a dire, guarda, che la sinistra tu la metti sotto la e la destra cosa. La porti avanti. Guarda, Volevano un bicchiere d'acqua. Ma ieri sera ve ne ho messo un bicchierone così sulla colonnetta. L'avete bevuto tutta l'acqua. Hai sentito la sveglia? Ho sentito la sveglia. Ah, questo fai, lo spione. Ho i nervi a pezzi. Un piccolo rumore, un leggero fruscio, un niente mi fa saltare. Non faccio lo spione. Sei venuta a controllare la forma del mio vestito. E secondo te non ne ho il diritto? No. Non devo vedere come hai pensato di presentarti ai tuoi clienti. Non mi devo rendere conto che altra hai escogitato assieme a che stata ruffiana deficiente per fare colpo su quei quattro fetenti che vengono a consultarti. No, perché secondo te come mi devo presentare? Vestita da monaca! Poco di mordente ci vuole. Gli uomini si passano la voce. Già, correte, andate a vedere le gambe e i seni della moglie di Pasquale Cimaruta. Ma quali seni? Questa è una fodera di seta rosa!
è color carne. Oh, ma che significa? Tu statta zitto, sono affari che non ti riguardano. Allora te lo domando io, che significa? Significa, significa che tu ti siedi sulla poltrona dorata in fondo alla stanza, crei la penombra e il cliente che sta seduto di fronte a te se ne va di testa. E se ne va di capa, perché non capisce se si tratta di seta rosa o di carne vera e propria. E pensa quello che vuole lui. Se non ti conviene il mestiere che faccio, fa tu qualche cosa e porta i soldi a casa. Madonna, che uomo, che vita, che vita! Che vita! È la mia vita! Porto i soldi a casa, porto. E come? Io sto pieno di dolori, non mi posso girare nel letto. Vatti a stendere un altro poco e dormi un altro poco, più tardi fai con colazione. Vado a dormire un altro poco, vado a soffrire le pene dell'inferno un altro poco. Ah, ho il logo in adavoto, non discordi gocce, mi raccomando. Non dimentico niente, povero Pasquale. Povero Pasquale. Signor Gil, puro fernice o manico? La rapiamo, tutto va. Manico. Manicotto, troppa confidenza a questa ragazza. Signore Don Carlo Saporito. Signor, non si deve sentire bene. Perché è appena entrata ha detto, fammi assottare Maria. Sembra andata in coppa alla seggia, ha cacciato fatulette e suo passavo per farci. Don Carlo, venite. Don Carlo, aiutalo, aiutalo. Don Carlo, accomodatevi. Don Carlo, aiutalo. Piano piano. Maria, piano piano. Maria, piano piano. Don Carlo, piano piano, per carità. Accomodatevi. No. Guardate come fa. Carlo. Don Carlo. Guardate. Mamma mia. Oh, Naro. Don Carlo, sto qua. Aiutatemi. Sto qua vicino a voi, non mi preoccupate. Mamma mia, bello, Naro. Accomodatevi, accomodatevi. Facetemi assettare. Mamma mia. Okay. Piano piano. Ma che vi sentite? E che ne so, che ne so, che ne so. Quelle cose che ti vengono così, quando meno te le aspetti, però. Togliene un bicchiere d'acqua, no, 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 per carità. Quello mi farebbe più male che bene. Io sto tutto sudato. Ma che vi è successo? Come una benda agli occhi. Da un momento all'altro, mentre mi accingevo a suonare il campanello di casa nostra. Ieri che avete mangiato? Io? Che ho mangiato? Niente, niente. E voi lo sapete, io sono di una parsimonia fantastica. Quello è mio fratello Alberto. Ogni tanto esce pazzo. Noi siamo soli. Donne in casa non ce ne sono. Sì, Nicola, e chi lo sta malato quando gli avete dato mezzo litro di vino s'addorme? Capirete, cucinare, oltre ad essere un fastidio, sarebbe pure una spesa inutile. Voi siete donne di casa e lo potete capire. Altro è cucinare per 7-8 persone e altro è cucinare per 2. O condimenti o stessa, ma va a finire che spendete un sacco di danari. E a rosa pigliano. 2 persone si arrangiano sempre. Noi compriamo tutto in rossicceria, si risparmia e si fa più presto. Ieri sera mio fratello Alberto esagerò un poco. Tornò a casa con un pacco di mangiare. E facemmo scasso, comprò 100 grammi di olive e un piede di porco. Ci mettettemo capa capa e un'oliva tu, un'oliva io e ci mangiammo tutti 100 grammi. Poi attaccammo il piede e una parola io, una parola lui, al bei ti ricordi Carlu come no, a stento rimasero le ossa del piede di porco. E che stavo mangiando? 100 grammi olive e un piede di porco in 2. E beh, ma di sera che volete mangiare di più? Ecco che mi sono sentito male. Sono uscito presto per la prima messa. Voi lo sapete, Onorò, io la mattina vado sempre in chiesa. Sì, sì. No, alla prima messa non mi perdo mai, non mi perdo. E quando sono tornato è successo quello che è successo. Mi dispiace. Onorò. Dite. Ho suonato il campanello di casa vostra, perché se mio fratello mi vede in queste condizioni si spaventa. Certo. Mi scuserete. Ma siete il padrone, figuratevi. Quello che vi pregherei è un bicchiere di vino. Un bicchiere di vino mi rimette su. Sì, Maria, piglia il fiasco del vino, va. Maria, piglio il fiasco. Su. Ecco qua. Grazie, amaronno torrenno. Stai buono, eh? Ma guardate qua che sono ridotti. Chi lo vaglione così non si mangia. Che su. Don Carlo, sono maccheroni di ieri, l'ho riscaldata perché a mio nipote le piacciono.
Ma guardate, cazzo, so azzeccato tutto quanto, so. E che facita è buttata? Beh, mi sono distratta. Facita magari un po'. Guarda, che peccato, guarda. Accorto che biscottate. Coccia. Piano. Piano. Ma guardate che peccato, guardate. È pulita, sì. Sì, è pulitissima. Posso assaggiare, sì? Accomodatevi. Avrete un poco, Rita, che avete combinata. Sì. Hanno pigliato i fumi, Se vostro nipote non se li mangia, me li mangio io volentieri, perché sapete che sto pensando? Se mi bevo quel bicchiere di vino a digiuno, può essere che mi sento male un'altra volta. Sì, accomodatevi, Mari, piglia un panno di cucina, accomodatevi qua. Grazie, onorò. Prego, è dovere. Fatti voi. Un pochino di pazienza, vi facete massottare. Prego, prego. Mamma mia, bello. Mamma mia, è stamattina. Perimero, boh. Tipo di ma. Vabbè, vale a dire che a mio nipote ci faccio due uova battute. Due uova? Vi trattate bene, Eh già, Don Pasquale guadagna. Guadagna. Tira a campana. No, come? Vostra cognata tiene una bella clientela, no? Uno va, l'altro viene. Ce potimmo mangiare io e mio fratello due uova a mattina. No, che non ce le possiamo mangiare. Scusate, Don Carlo, e voi non guadagnate facendo gli apparatori di feste? Onorò, una volta, in mano a nostro padre, Tommaso Saporito. Allora sì. Allora, se ballava una scimmia in mezzo alla strada, le sedie si fittavano da Tommaso Saporito. Non si costruiva uno stabilimento di bagno a Santa Lucia se non si fittavano le tavole da Tommaso Saporito. No. Perché prima, per organizzare una festa popolare, si riunivano quattro persone in Danuvascia e decidevano. Mo per organizzare una festa in Danuvica ci vuole un ministero, un ministro e un capo di gabinetto. O pesce grosso se mangia o piccerilla. E di tutto il materiale che lasciò nostro padre, vendi oggi, vendi domani, sono rimaste qualche tappeto, un centinaio di seggi e l'occhio per chiagnere. Onorò, oggi i grandi soldi si fanno quando non si hanno tanti scrupoli. A gente onesta, Onorò, s'amore e fama. Don Carlo, scusatemi tanto, ma che mi venite a dicere questo discorso? Che siccome noi alla mattina ci pigliamo due uova sbattute, siamo gente disonesta. Oh, carità, necre. Tenita la coda di paglia, tenita. No, ma che c'entra la coda di paglia? Chiunque a questo punto... Ma non va pigliata collera! Non va pigliata collera! Don Carlo, per piacere, Don Carlo! Abbiate pazienza, lo chianiello si sponno, vedete, quello è di terra cotta! No, ma ci stava un maccarone indi, è rimasto azzaccato, è rimasto... Mette l'acqua, Maria, metti! Una sorba, non me la negate, Onorò. Ma figuratevi, accomodatevi, abbia pazienza, Maria. Che stessa, sai? No. Perché partite? Chi è che parte? Voi mi hanno detto, non so, che partite. Avete fatto le valigie? No, vi hanno... No, datemi la mia scorsa. Vi hanno informato male, vanno. Sì, guardate un po'. Non mi ricordo chi me l'ha detta la verità. Le gente dentro il palazzo. Don, come vi chiamate voi? Mio fratello, sono tre giorni che l'ha ordinata. Avete fatto bene che me le avete tolte davanti. Sennò me mangiavo tutto quanto, mangiavo. Capite che sto fatto, l'avete capito. Dite a me, voi vi siete andati male, pare, puletti. Vai a aprire, Maria, vai. Ma vabbè, ci sta vostro fratello. Ma tu capisci? Si è sentito male per
Carlo. Oh, ma vedete, ma nemmeno se il pensiero me l'avesse detto. Carlo, che è? Albe. Che è stato? No, Albe, no, non ti impressionare, è passato tutto, eh. Donna Rosa, buongiorno. Buongiorno. Ma che è stato, un giramento di testa? Sì, mi sono sentito venire meno e stavo cadendo. Così da un momento all'altro? E le cose come succedono, quando meno te le aspetti. Guarda, io poi non vedendoti tornare mi sono impressionato. Ovvero? Mi sono affacciata sopra un ballatoio. Né, mica, ah, quello signorino è tornato. Ma da quanto tempo? O da più di un quarto d'ora. E allora mi sono allarmato, dico, che è successo? Io credo. La moto si sente buona. Meglio. Guardate qua la faccella che ha fatto, guardate. Se può stare qui, io pure non mi sento tanto bene. No. Non ti senti bene. Mi sono svegliato così male, la bocca impastata. Un caffè t'hanno dato? Chi lo sa mangiare una porzione di macaroni scalfata, un bicchiere di vino e tre sorbe. Meno male. Sì, ma per oggi ho chiuso, No, non mangio più. Basta, ti sei sentito male, è meglio che ti mantieni leggeri. Albe, sì, che hai fatto? Tutto fatto, denunzia firmata. O brigadiera ditta andate, tratteneteli, fra 10 minuti saremo sul posto, verremo in forza, circondano il palazzo. Buono. E Don Pasquale si è svegliato? Non credo. No? No. Ah, io capito. Se la dorme Don Pasquale, bravo. Ed è vostra cognata, vostro nipote, la sorella, pure dormono. Ma sapete che sono le 7:30? Mm-hmm. A che ora dentro a casa da gente si dorme? Sì, ma siccome dovete partire. Ma partite. Ma io non capisco chi l'ha detto, anche Don Carlo ha detto dovete partire. Ma chi ha da partire? Ah, lo vedete, pure lui. Si diceva ieri sera nel palazzo, i Cimaruta partono, se ne vanno, hanno fatto i valigi. Sì, ma padella hanno fatto. Sì, no, niente. Meno male, fa piacere, sicché la famiglia Cimaruta dorme tranquillamente, serenamente, spensieratamente. Dormono come dormono tutte le famiglie, ma perché? Vi dispiace? No, per carità, non manca una puntina di invidia, donna Rosa mia. Sono anni che non dormo. Ma voi la coscienza tenete pulita? Io? La coscienza è mia, pulita, netta, come un fazzoletto di mano ammacolato. E se non dormite vado a dire che state poco bene. Ma la visto la purgò? No, non credo, no. Io non dormo per altre ragioni. I pensieri sono assai, sapete... A capo sopra la cucina, la notte pensa, i pensieri, il pensare stanca più dell'agire stesso. Quando morì nostro padre, ve lo ricordate? Un Tommaso Saporito. Quando vi voleva bene, come stimava la vostra famiglia. Morì tranquillo, sereno. Già, perché pensava che quello che lasciava era sufficiente, bastava a far vivere largamente noi, i nostri figli, i nipoti, i pronipoti. Ma sei arrivato a un punto che ti svegli la mattina, non sai se puoi arrivare fino alla sera. Ma perché non cambi mestiere? Cambia mestiere. All'età mia. E poi, con un sistema nervoso distrutto. Non ci burliamo, allora questa guerra ci ha lasciati scioccati, ansiosi, ma mettete niente le paure, io ti dico, che fascista, capai, vai scherziamo. Il sistema nervoso non funziona più. Mi dovete credere, senza nessuna ragione, mi sveglia la mattina con certe norme, facessi scendere o paravisa a terra. No, Albe, ti ho pregato davanti a me, non bestemmiare perché mi alzo e me ne vado. Io non bestemmio. Rosì, per piacere. Buongiorno. 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 Che è successo? Buongiorno. Che sta?
Che è stato? Guarda, si mi pullo va sta macchia, capì? Mia figlia ieri sera mi portò uno di quelle cioccolatine con la ciliegia dentro. Io non lo sapevo, perché mi avevo avvertito. Poi, retto una morsa e mi scorretto tutto un coppo bavra, la giacca e pure la cravatta. Te, dire tu, marito. Vediamo di che si tratta. Beh, e a che dobbiamo la vostra visita a quest'ora? Non vi impressionate. Don Carlo si è sentito male per le scale. Io vuol dire, voi se non vi curate questa debolezza veniate al lato mondo. Speriamo di no. Speriamo. E cagambambi di speranza. Te prendo un caffè. Grazie. A porto. Hanno suonato alla porta. No. A porto. No. Andarò, voi eravate distratti a dare il caffè a vostro fratello. Va, apra la porta. Che c'è spinto? Può darsi che qualche notizia urgente, non so, un telegramma a quest'ora. Chi è? Chi è? Non ci stava nessuno. Ho sbagliato io, mi dispiace. Non hai potuto ripigliare sonno, no? No, devo uscire per una cosa urgente. Tengo un appuntamento alla ferrovia, capito? Allora partite. Come? Partite, no, perché quando sono venuto ho domandato a Donna Rosa, perché ieri sera si diceva nel palazzo che la famiglia Cimmaruta parte, Donna Rosa ha smentito, voi adesso dite che andate alla ferrovia, c'è contraddizione, allora partite. Parto? No, non parto. E gli ha dato la ferrovia? Ma perché alla ferrovia si va solo per partire? Tengo un appuntamento alla ferrovia. Un appuntamento a Piazza Garibaldi, eh? Voi avete detto la ferrovia, la sfuggita la ferrovia, alla ferrovia ci sono i treni, si parte, si va all'estero, si può anche espatriare. Voi invece andate a Piazza Garibaldi, Piazza Garibaldi, ho capito. E una giornata rigida, Don Pasquale, non vi conviene. Un vento che poi... La piazza Garibaldi è la piazza dei sette venti. E allora da pigliare una polmonite, chi vuol fa fa? State a casa, chi vuol fa fa? Ma perché la giaricera a voi chi vuol fa fa, scusate? No, a me, per carità, no? Lo dico così, consiglio come amico, eppure perché, vedete, a me mi fa piacere quando la mattina qualche volta mi sveglio, tengono poco di tempo, e mi posso papariare per la casa, papariare. È bello questo dialetto nostro come incisivo, papariare, cioè fare con comodo tutte quelle piccole cose che uno ha sempre rimandato, non ha mai fatto, ma tengono poco di tempo. Sciocchezze, sai, per esempio, questo quadro mi piacerebbe più sull'altra parete. Allora, piglio Martino, dammi un giotto, un scaletto, questo tappeto mi piacerebbe nell'altra stanza, si deve sbattere, sono da sbattere, sbattipanna, dove sta? Sbattipanna, la povera, fuori un barcone con la polvere. La povera. Quell'allegria mattutina, insomma, questo mobile mi piacerebbe, non so, in camera da letto, e vengo a me, a tira, e molla, attenta la porta, si scorta con il mobile. Già. Io poi la mattina mi so se mi metto a cambiare i mobili della casa. Cambiare i mobili, è uno sfratto, addirittura piccoli ritocchi. Alle volte, vedete, basta spostare un mobile da una parete all'altra per avere la sensazione di abitare una casa nuova. Io e Carlucci i mobili alla casa non facciamo trovare pace. E continui i cambiamenti. Ogni mattina cambiamo. Qualche cosa, sì. Per esempio, ma va, Gerico, voglio proprio dire, ve lo dico. Quante volte sono venuto qua, ho avuto in animo di dirlo, ho pensato, chi mi fa fa, chi sei capace che dicono che ti interessa. Mo ci troviamo parlando, quel mobile, come vedete, quello non sta bene là. È peccato, quello è un bello mobile, è perduto là dietro. Perché chi entra non lo vede subito, sfugge. È bello quello mobile, sai? Quello mobile là, bello mobile, bello mobile. Quello,
Il posto suo, Carlo, il posto suo è quello, o là, noi, là, ad angolo. Sì, sì, sì. Capisci? Fra le due pareti. Così chi entra lo vede, il mobile si valorizza, che peccato. Senti a me, che lì se Don Pasquale lo vede dove dico io, bella situata, messa a posto, si convince e lo lascia là. Dammi una mano, va. Su, aspettate un momento, aspettate. Dimmi, dire che ho un aspetto. Non avevo piacere, state per firma, lasciate stare tutto. No, non mai da fare sta cortesia. No, Pasquale, voi vai a sta firma, voi andate a fare niente. Voi vi dovete sentire e vedere come lavoriamo noi e con che delicatezza. Noi spostiamo quindi un po' più là, un po' più qua, a destra, a sinistra, e se vi fa piacere, beh, se no lo togliamo, lo mettiamo a posto. No, io non voglio proprio che fanno niente, non hai da fare niente. Lasciate stare, Alberto, sta roba qua, no signore, raggiate pacifica, io studio ai tanti prima di mettere là, quello è il posto più indicato. Va bene, no, ma quando va pigliato colore, noi volevamo rendervi un servizio, Carlo, lascia stare, non è casa nostra, basta. Per carità. Siete diventato cianotico, per carità. Il mobile non si deve toccare, non si deve muovere da là. Lo credo. E se capisci che non lo voglio toccare? In casa mia i mobili li voglio tenere dove mi pare e piace. Allora. Ma scusate, ma quando mai sono venuto a questa roba in casa vostra io? Oh, quando volete lo potete fare, perché in casa nostra si può spostare qualunque cosa. Venite a casa. E spostate. Don Darbè, io non capisco. Io tengo una nottata addosso che Dio lo sa. Non ho chiuso occhio. Ah, voi. Questo dicevamo con Donna Rosa. Dormire è diventato un lusso. Donna Rosa. Non dorme, Don Pasquale. Non può dormire, non può dormire. Le ansie, vero, i pensieri, a capo un coppo cucina, a notto, volla. E quello che c'è dentro esce fuori. A me non mi esce fuori niente. La mia coscienza è tranquilla. E se non dormo la notte, è perché... Perché? 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 Ma che ne faccia, perché? Perché è morto su assai. Su assai. Basta, sono assai morto. Sono più morto che è vivo. Lo credo. Non è morta gente da quando è nato il mondo. Ma voi di quale morte parlate? No? È morto. A gente che muore perché ha da morire. Ecco, quelli che muoiono con la morte, cioè naturalmente. E quelli sì. Quelli si mettono in pace e danno pace pure a noi. Ma gli altri no. Non basta, gli altri no. Quelli che dovrebbero vivere ancora e che muoiono invece per volontà di un loro simile. Chi lo se ne vanno? Quelli restano. Restano in mezzo a noi, intorno a noi, si nascondono sotto i tappeti, sotto i seggi, sotto i mobili. Nel legno dei mobili si mettono. Sono persistenti, sono tenaci, ansiosi. Sottili e si nasconde quante volte di notte noi lo dicimmo sempre di notte Don Pasquale mentre uno ha pigliato sonno sta là al primo sonno ha smorzato pure la luce nel buio della notte sentite Madonna che è stato? È coperto per l'aria ha paura. Che c'è? Ha appicciato la luce, non c'è nessuno nella stanza, che è successo? Poi vi rendete conto, va bene, è il legno del mobile che si è spaccato. Un mobile che stava tanto anni in casa, si spacca il legno proprio in quel momento. È stato un morto che ha protestato, sa? Ha minacciato, sa? Si è difeso, ha accusato, come no, vi ha sfottuto. Una porta sarà, per esempio, si apre una porta alla vostra insaputa, così, mentre state facendo un lavoro, non so, state scrivendo, alle vostre spalle si apre la porta. Chi è? Avanti, chi è?
Chi è? Correte, guardate, non c'è nessuno. Ma che è successo? Beh, come si è aperta stavolta? Ma come è bella? E chi l'ha aperta? Ma poi la giustifica la nostra coscienza. Beh, sai, si è aperta così, da sé. Sì, una porta si apre da sé. È stato un morto. Morto. Aperta la porta. Va guardato, va minacciato, sapete? Si è fatto arzato, ha chiuso la porta ed è sparito. Si nasconde, non va qua, nei mobili, nelle sedie, nelle giacche si mettono. Ti ostacolano il movimento e stendi a metterti la giacca, non te la può mettere, non te la fastidia, cioè, devi durare fatica. Sono loro, sui morti, si mettono in dei cravatte. Si mettono nelle cravatte. A mattina, lo state annotando la cravatta e non ci riuscite. Dice, ma che state? Ma io sono così bravo, ma come ogni mattina in un momento io me l'annoto, stamattina crema. Ma che state? Che è successo? E chi l'ha non morto che si è messo in da cravatta? A manella, imbroglio, capo sotto, perché mi innervosisce, la cravatta non va a fare, non ve la fate la cravatta, non ve la potete fare la cravatta, non ve la fate. Perciò non possiamo dormire la notte, caro Don Pasquale. Parapi, mari, va, che ci sta a mannare quando è matita. Mamma mia, bella. Carluccio, pronto? Non gridate. Raccomandatevi a Dio, è grande e misericordioso. Albè, entra. Brigadier, da questa parte. Qua. Dove sta? Sono le camere da letto. Ma perché tu? Scusate, ve le portate via, sti delinquenti. Voi non vi muovete da qua, gli altri venite con me, presto, camminate. Presto, bravo, corri. Finalmente, finalmente è finita. Il sangue di un povero innocente diventerà fuoco eterno che scorrerà nelle vostre sporche vite. Addio, raccomandatevi a Dio, è grande e misericordioso. E tu chi sei? Polizia! Ma io c'ho vergogna! Ah sì, perché tu sai che cos'è la vergogna, tu? Tu sei una carogna! E tu sei un assassino, come tuo padre, come tua madre, come tua sorella, come tua zia. Assassino! Brigadier, questa è una famiglia di degenerati criminali. Questo immondo individuo con due figli, di fronte ai quali avrebbe dovuto sacrificare ogni sua aspirazione per educarli al bene, assiste sereno e soddisfatto alle tresche provvisorie e occasionali di sua moglie, la quale con la scusa di leggere le carte e predire l'avvenire riceve clienti di giorno e di notte e qua nel vicolo per le strade è uno scandalo. Lasciatemi. Non ti agitare. Tengo le prove, hai capito? Tengo i documenti, perciò parlo. Vi ho seguiti a una a una. L'ha fatta la spia e finalmente il sospetto è stato coronato dall'autenticità dei fatti. Brigadier, questo branco di iene, questi vermi schifosi hanno commesso il più atroce e raccapricciante dei delitti. Dopo di aver attirato in casa il mio amico, Aniello Amitrano, con l'arma della seduzione di questa donna, lo hanno scannato, derubato e hanno fatto sparire il cadavere. Noi! Che razza di gente! Ma Dio è grande e misericordioso e toglie i lumi agli assassini. Brigadier, le prove. I documenti stanno nascosti qua in casa e so io dove. Portatevi questi sanguinari, muovendo in questura con tutte le prove e i documenti e vedrete che di fronte all'autenticità dei fatti non avranno il coraggio di negare. Vabbè, camminate. Polizia nel palazzo! Polizia! Caroni, schifosi, cornuti, ruffiani! Distruggeteli! Bruciateli vivi! Gesù! Chi poteva immaginare?
Io l'ho già cattato pure il sole. Senti, tu. Il sto gelato. Ho credo, non avevo credo. Tu capisci? Gesù. Dopo tanti anni non abbiamo una in questo palazzo. Sta famiglia ritenuta morigerata, gente per bene. Ci potevi capitare tu, ci potevo capitare io. Ma giungo, non beh, giungo. Lo capisci, ma, lo capisci. Ma vabbè, queste prove, questi documenti non stanno. Qua, qua stanno in casa. Tu avrai la faccia che ha fatto Don Pasquale. Sì, quando io volevo spostare il mobile dal muro. Il mobile? Hanno lavorato tutta la notte. Hanno fatto un buco nel muro, questo è il muro maestro. E ci hanno messo tutti come? I documenti. Sì, tutte le prove. Cioè, il pacco di lettere, tutta una corrispondenza fra questa prostituta e la povera vittima. La camicia insanguinata, sì, tutta intrisa di sangue, e una scarpa del povero amico mio, lo capisci? Qua, ma poi volevano partire, avevano fatto le valigie, hanno fatto in fretta a fare tutta una pastocchia di fabbrica, di cemento, hanno otturato il buco, ma è tutto bagnato il buco. Sì, maronna, volevano partire. Ma con coraggio, no? A me fa impressione il sangue. Posso dire? Venga, qua, piano, piano, piano. Piano. Vai, vai. Madonna, madonna, che impressione, che impressione. Che impressione. Qua è asciutto. E qua, ma più sotto, guarda più sotto. Sì, sì, sì. Allora. Sì, qua. Qua è bagnato, eh? No, no, no. No, no, è un albero asciutto. No, deve essere bagnato. E vabbè, ma è... Qua è asciutto. Io no, dico no. Allora non deve essere qua, vedi. Sai, la confusione, muoia. Ah, capo, ah, oh, che? Ma oh, qua, sotto i carbone, anni. Chi le tiene nella cucina con gas? Cioè, qua nel palazzo c'è il gas. È tutta, tutta la tirata, qua, Forse dentro ci sarà la verdura. Forse. Forse. Se no li metta a casa sotto in coppa. Vediamo nelle altre stanze, andiamo a guardare. Sul nato, mica. Voi che dicite? E mo! Ma così naturale, eh? E mo! Sono un sorso d'acqua, ancora secco. Ma così naturale, un sogno. Così inciso, preciso. Un sogno. Questa è ammaculata. Ma che se non legname? Eh? La corona è argenta. È argenta. Chissà pure se ho venuto battone vecchio, appeso. San Gennaro. Don Carlo, questo è il cartone. Caparà, chissà non ve lo posso vendere. No, ma è noi. A calata capa, state attenti. Venite, venite.
Questa è una coppia. Una fuvia genuzza. E non scherzate. Venite, venite. Qua stanno i tappeti, tutte in buone condizioni. E guardate, guardate. Guardate qua che spettacolo, guardate, guardate. Quadre, cornice, lampadarie. Ha ruato più tutta sta roba. Le sedie sono 450, comprese quelle che avete contato nell'altro stanzone. Zinico! Zinico, lui sta a ma sotto! Don Carlo, stavolta me la sono scansato per miracolo, eh? Lo saccio. Troppo cappotto. Facite occhio a casa, venite. Cosa di pazza. Lo dovete compatire, è vecchio, capito? È vecchio. Ma lo ha capito o non lo ha capito che non deve sputare? Scusate, voi ce l'avete detto tre volte, quello non risponde. Lo saccio, ma quello non può rispondere. Perché è muto? No, qua muto, no. Non parla perché non vuole parlare, ci ha rinunciato, mo' 80 anni. Dice che parlare è inutile, che siccome l'umanità è sorda, lui può essere muto. Allora, non volendo esprimere i suoi pensieri con la parola, perché poi tra le altre cose è pure analfabeta, sfoga i sentimenti dell'animo suo con le granate, le botte e le girandole. Perciò a Napoli lo chiamano sparavirz, perché i suoi spari non sono spari, sono versi, sono. È uno stravagante, questo è tutto. Oh, Carlo, parla sparando. Parla sparando. E voi lo capite? No, ha già capito, no, mio fratello. Mio fratello capisce tutto quello che dice, come? Io capisco poche cose, che saccio, rammano un bicchiere d'acqua, due tracchi e un fuia, che ora so, tre tracchi intramezzati da una botta col fischio. Tenga appetito, una botta col fischio, un fuia e tre tracchi. Ma Carlo parli sparando, va? E vostro fratello invece capisce tutto. Tutto. Certe volte si fanno delle chiacchierate talmente lunghe che qua dentro sembra la festa del Carmine. Ma queste sono cose pazze. Cose pazze. Poco fa è venuto un signore. Voleva ordinare dei fuochi artificiali per l'onomastico della moglie. Avrebbe speso qualunque cifra. Niente. Ha detto che non poteva perché sta preparando un biancale verde per la sua morte. Verde? E perché verde? Verde, perché verde è il segnale di via libera, che saci, perché dice che l'uomo è libero soltanto di morire. Ma caro, ha diritto a sparavirze, eh? Sì, come no, e chi l'ha conosciuta? Le sedie sono 450. Don Carlo, che le sono tutti scassate. Ma voi veramente fuori? No, era faccia. Ma lo sapete che queste sedie, queste sedie, furono costruite dentro all'Annunziato quando si lavorava con coscienza. Tommaso Saporito, il mio padre, quando si parlava di queste sedie, qualunque cosa teneva in testa se la toglieva. Se teneva il cappello, si toglieva il cappello. Se teneva la coppola, si toglieva la coppola. Ah, boh, mo capì, la coppola, scusate, ma che c'entra? E ne volete pagare meno di 50 lire all'uno? Don Carlo, allora voi dovete domandare a Piazza Francesi chi è Ciccillo Capatangelo, figlio di Nannina e Zupprello. E voi non avete 50 lire all'uno? Sentite a me, facciamo un bello scambolotto così, come stai? Sentite, caparà, qua se valutiamo il materiale pezzo per pezzo bene, e se no non facciamo niente. Sentite, Saporì, a me mi piace perdere tempo, vabbè, se vi decidete a vendere... Se succede una cosa che dico io... E allora se succede la cosa che dite voi, mi mandate a chiamare, io porto la carretta, carica la roba, e vronco 50 biglietti di 1000 lire, una coppa, non capiamo, 50, gato buono, usa spaziale, che raria, ma lo guadagna, scusa, ma manca solamente strisce di tappeto che la c'è stata, ma Carlo, quale strisce di tappeto che le sono quattro pezzi vecchi e tarlate, che non si sa, si pensi che la povera che c'è sta coppa e sputazzi che c'è meno si vuole, ma che Che la povera se leva e sputazza se lava, no? Se lava, ci me la vanno. Mamma mia, ma quando voi mi venite a dire? Venite a casa. Facciamo così, io ora me ne vado perché devo andare a vedere certa roba che mi interessa sopra Salvatore Rosso. Vabbè, quando vi sarete decisi... Meno di 250.000 lire la roba non esce di casa. Vabbè, ragazzi, 250.000 lire. Proprio. Un soldo più di 70. Ma facciamo 75.000, così fa stata zitta. È inutile che mi venite a chiamare, un gallo. Che le sono quattro scartapelle, a poco non ho un milione. Ma chi vi ha detto che volete comprare con forza, scusa? Allora che volete comprare? Parigi, per fare soldi.
soldi. Ma chi sono va a cattarsi, parigi mio? Facendo sempre così, e va a cattare la fama la gente. Parla, parla, vedi le mie spese, trasporti e tazzo. Ma non vedi le mie spese, trasporti e a corone, argento, per esempio. Argento si va ancora là, devi sembrare a corone. Carluccio mio. Albe, Albe, e che hai fatto? Che aveva fame, Carluccio? Ho fatto quello che era mio dovere di fare. Grazie. Ma prima che succede? Io quando ho visto tornare la famiglia Cimmaruta mi sono meravigliato. Don Pasquale teneva la faccia del morto. Io ho domandato, Don Pasquale, beh, non mi ha risposto. Solo la moglie mi ha detto, oggi non ricevo. Poi come appresso a un funerale, Don Pasquale avanti, tutta la famiglia dietro, hanno salito le scale, hanno aperto la porta e si sono chiusa la rinta. Cose pazze, cose pazze. Albe, Albe, tu hai parlato con il commissario? Come no? Ho dichiarato che non avevo né prove né documenti, che ho denunziato un fatto che forse non esiste e che non so se me lo sono sognato o no. Ma come? Uno non si ricorda se una cosa si è sonnata o no. Dio mio, non me lo ricordo, no, ti giuro, non me lo ricordo. Chi lo volevo commissario, questo ha detto. Ma, insomma, queste sono cose nuove. Voi fosse va pazzo e aveva ragione. Andate, andate fuori, qua abbiamo da fare, non abbiamo tempo da perdere, aspettate fuori. Ho freddo, non ti dico là sopra, aspettate più di 2 ore. Poi è venuto un brigadiere, e te, sentite, ve ne potete andare. Speriamo che passate un guaio così così. Albe, Albe, scusa, che vuol dire così così? Carlo, sei napoletano, così così, non tanto grave. Ah, ma un guaio sempre lo passi però, certamente. Ma io credo che il guaio più grande lo passate quando la famiglia Cimmaruta sape che siete tornati alla questura e che state qua. Che vuoi dire? Che voglio dire? Che se fossi io un Pasquale Cimmaruta, va aspettasse a Bascio Palazzo e va facesse una paccariata con tutti i sentimenti. Questo l'ho pensato anch'io. E io pure, Tu pure? Siamo tutti d'accordo, tutti.
Mica tu mi sta fanno piacere. Sì, ricevo. Oggi pazienza, sono talmente stanco, non mi firmo anche i mamma. Sì, che già fa, non è vero. Dovresti andare al vicolo Lammataro, numero 15, terzo piano, sì. E domandare alla signora Maitrana se il marito è in casa e se ieri sera si è ritirato, perché così si chiarisce tutto. Ho capito, allora ci vado subito, perché solo adesso tengo 10 minuti di tempo. Voi però non uscite, perché io sono sicuro che si rompe scala va incontro per scala, va fa nuova nuova. Albe, Albe, assattammaci e stamma a sentire. Di che si tratta? Accomodate, ma brigadiere. Un brigadiere? T'ha venuto arrestato? Io mo sono sceso da lassù. Accomodate, ma brigadiere. Buongiorno, voi permettete che mi assette, che sono stanco, non mi firmo anche i mamma. Figuratevi, accomodatevi a casa vostra. Dunque, don Alberto, la faccenda si è complicata. E la dritta, la... Aspetta, fammi sentire. Si è complicata perché mo non dipende né da me né dal commissario, ma dal procuratore della Repubblica. E capito che guai, e capito? Zitta, zitta. La denuncia firmata sta in mano a lui. Mo due sono i casi. Se vi considera in buona fede, e va pochi lo lascia perdere come ha fatto il commissario, ma... Con Albe, se entra in sospetti, quello spicca il mandato di cattura e io vi devo arrestare. Ma sì che sei pazzo. Brigadiere, io poi non capisco quali possono essere questi sospetti. E allora sarebbe bello, qua uno non si può fare nemmeno un sogno. Ah, Albe, è un sogno, sì. Ma non un castighe Dio, però. Voi prima di tutto non siete neppure sicuro di aver sognato. No, ad onor del vero, no. E d'altra parte mille motivi possono avervi spinto a commettere il reato di falsa denunzia. Noi stiamo pigliando informazioni, chi sta nella Mitrana, chi è, chi non è, se esiste, se è vivo, se è morto veramente. Già, potrebbe darsi pure il caso che voi, spinto da un impulso di giustizia, avete fatto la denunzia. Poi, di fronte al fatto compiuto, avete avuto paura degli assassini, allora avete inventato un fatto, non brigadiere, per carità, io vi assicuro. Ah, non c'è bisogno, ce ne assicuriamo noi. Don Alberto, io sono venuto per dirvi una sola cosa. Non vi muovete di casa. Prima di tutto perché è stata a disposizione via. E poi perché io sono sicuro che se il fatto non è vero, ma chi lo rompa scale Cimmaruto e il figlio va mandano a Poggio Reale. Brigadier, scusate, ma la famiglia Cimmaruta, diciamo, oltre al fatto che possono prenderlo ammazzate, legalmente possono fare qualche cosa? Aspetta, un momento, Carlù. O legalmente o ammazzate. Non credo che possano fare tutte e due le cose, no? Ah, o legalmente o ammazzate. Naturale, se no io divento lo spasso della famiglia Cimmaruta. Guarda, se la famiglia Cimmaruta si costituisce parte civile, chi le vanno a chiedere i danni morali e materiali? I testimoni ci stanno. Morali? La pena che deve prendere, Che dovrei prendere? Questo proprio non ve lo so dire. Mo dipende tutto dal procuratore della Repubblica. E chi lo conosce? Noi non frequentiamo. Io sa, allora siamo intesi, don Albe, non vi muovete di casa, State buon mica. Così, se vi devo arrestare, non perdibba tempo, Grazie, grazie tanto, brigadier. Obbligato, I vago vicolo Lammataro. Ci siamo inguaiati. Inguaiati, distrutti. Distrutto addirittura. E che malino. Io non ho ucciso nessuno. L'ho fatto a fin di bene. Albe, ma allora tu sei un incosciente che veramente non si rende conto di niente, insomma. Capisco l'ottimismo, ma fino a un certo punto. Allora nascondiamoci la verità, diciamo che tutto è bello, tutto è color di rosa e facciamoci piovere addosso. Albe, io ho il dovere di aprirti gli occhi perché sono tuo fratello. Albe, sotto processo. Albe, o procuratore della Repubblica. Albe, falsa denunzia. Qua se i fatti si mettono male, 4-5 anni non te li leva nessuno, non te li leva. Carlo, 4-5 anni. E chi ha giscannato? Significa, se no non mi avrebbero rilasciato.
Sì, fanno indagini, fanno finta di niente per fare indagini e scoprire. Sì, sì, questa è la tattica loro, sì, sì, sì. L'hanno rilasciata, sì, signore, è vero, ma il brigadiere, come ha detto, non vi muovete di casa. Albe, Albe, o guai a passando. E soprattutto per me. Vabbè, e tu che c'entri? Io, per il fatto specifico, niente. Vorrei vedere faccia casa e chiesa, faccia. È grave soprattutto per me. Perché oltre allo strazio, tu capisci che significa avere un fratello sotto processo, no? Albe, Albe, qua ci sta pure il fatto morale. Carlo Saporito tiene un fratello in galera per calunnia. Sì, sì. Albe, è la fame. Chissà quali saranno i provvedimenti. Sarà interdetto dai pubblici uffici, eh? Vabbè, come non importa. Evitato da tutti. E io con te. Ma allora che dobbiamo fare? E allora, frato mio, io ho pensato di mettere le cose in modo per poterci difendere come meglio è possibile. Ah, hai pensato qualche cosa? E me se va così. E parla, fratello mio, che significa? Siamo fratelli, se non ci consigliamo fra di noi. È giusto, no? Che guaio? Ah, beh. Venite con guaio, venite. Ah, parla. Oi, qua ci sta un capitaluccio. Ah, sì. Sì, sì, sono poche robe. Sì, signore, che appartiene a te e a me. Albe, io ho preparato una carta dove tu dichiari che durante la tua assenza non ho specificato di che natura, no? Precisare. No, per carità. Io posso disporre di questo materiale come meglio credo, perché ho pensato, se mi vengono a chiedere che faccio delle sedie per una festa, vengo in carcere da te, ti vengo a domandare, Albe, tu permetti? Tu capisci, un fratello in carcere è un fratello in carcere. Possono servire soldi da un momento all'altro. È giusto, no? Chiama bella, va. Firma su. Allora, ma io non credo che la cosa sia così grave, la verità. Io mi sento sereno di spirito, tengo un bello presentimento. Te non da retta. Sì, bravi. Carità, Albe, e chi ha detto niente? Sto bello presentimento, se lo tieni, vuol dire che io sono esagerato e non ne parliamo più, e va. Ma che vuol dire? Che signore, non dico che sei esagerato. Subito ti piglio collera, che manie. Dico che si potrebbe aspettare prima di prendere un provvedimento, capisci? Come non detto, Albe. E come non detto, Carlo. Questo carattere tuo, suscettibile, che significa? Dico, è vero che uno aspetta, si deve ponderare sulle cose, si riflette. Facciamo che da un momento all'altro io resto con le mani attaccate. Te la devo mandare una camicia pulita. Un pacchetto di sigarette te lo devo portare. Te posso far mancare 4 arance a Natale. Tu stai dentro tu, Io sono da fora. A fora, sì signore, ho il dovere di pensare a te. E Albe, se non firmi con le buone ti faccio firmare a forza.
Hai capito? Ma quale forza, Carlo? Ah, forza! Ma io non ti capisco. Ah, forza! Io non firmo né con le buone né con la forza. Sia ben chiaro. Ah, forza! Se mi vengono ad arrestare, nel momento stesso che mi arrestano, ti firmo la carta e ti nomino gestore del patrimonio qua. Con pieni poteri. Con pieni poteri, va bene, ma fammi prima arrestare. Allora, sarebbe bene. Prima di vedere il serpe chiamiamo San Paolo. Aspettiamo che arrivi prima il serpe e dopo chiamiamo San Paolo. Se noi chiamiamo San Paolo, il serpe non arriva. Ci troviamo San Paolo, che ne facciamo? Ma vedete io come mi dovevo trovare. Uno passano guai mentre dorme. Queste sono cose pazze. Mi vado a sognare un fatto che non so se me lo sono sognato o no. Ma con un'evidenza di particolari, con mille dettagli di tutti i generi. Lucido, bello. Io a Don Pasquale l'ho seguito. L'ho seguito, l'hai fatta a spia, c'è poco da dire. Carlo, io ho visto il posto dove hanno messo i documenti, hai capito? La camicia insanguinata e la scarpa, hai capito? Che poi non è una camicia e una scarpa. Ah no, non... E no, c'è una confusione d'immagine, una specie di sovrapposizione, non... Non deve essere un fatto vero, no? Perché c'è tutto un... Mi pare che è una sciabola e una bilancia. Albe, frato mio. Io poi come avrei potuto provare il delitto con una sciabola e una bilancia, dimmi tu? E io? Io ho fatto quella figura perché ti ho creduto. Chi può chiarire il mistero dei sogni? Guarda, io lo so. Chi ne sa niente. La sciabola, la bilancia, forse la giustizia, ecco. Questa sete di giustizia che noi abbiamo, allora... Mi fece male quel piede di porco di ieri sera. E ho creduto. Tu mangiasti tutto tu, tu mangiasti. E veniva appetito, dai, ci dite tanta volta, compriamo un fornello a spirito, la sera ci facciamo un poco di brodo con dei dadi, sa c'è una minestrina calda, quella roba gialata, gialata sullo stomaco. Basta, va, io me ne vado, è stato buono. A rovare. No, tengo un appuntamento a Piazza Francese. No, Carlo, mi lasci solo. Mamma mia, Albert, ti chiudi dentro. Cioè, io mi chiudo dentro, che la porta che con una spallata sarà, Carlo. I cimbaruti sono imbestialiti, questi vengono qua, mi fanno nuovo, mi grassano, hai capito? Siamo insieme, siamo fratelli, ci diamo coraggio. Sì, no. sì, forse hai ragione. Io. Bravo, aspetta. Se no, che diavolo. Forse è meglio che mi porto questo, stato buono. Ma roba pure, che fai? No, può essere che mi incontri Cimaruto per la scala, capito? Chi tu leva la mano dove scassa in capo? Carlo, siamo gente di bastone, noi. Il suo bastone non lo porta lui, glielo porti tu. Lascia stare, non darete, senta a me. Sì. Ti vedono disarmato, è più naturale. Un bastone, male, dicono, erano prevenuti. La provocazione. La provocazione. Sì, no, per carità, io. Va. Albe, mo lascio tutto qua. Io prima sì. Per forza. State buone, eh? Andare, per forza. Tengo che fa? Albe. Torna presto. Babù. Ma metto paura. Dico, non l'avete sentito. Sono stato in questura e mi hanno interrogato, ma lungamente. Poi mi hanno fatto aspettare più di 2 ore, un freddo faceva lassù, e poi mi hanno rilasciato. Ma vediamo che succede. Che volete fare? Esagerato, questo non può succedere. No, no.
State tranquillo. Grazie, grazie. Sì, va bene. Grazie, Zirico. Starò in guardia. No, no, ma state sola. Se state sola, apri. Se no, no. Sono sola, donna Albert, sono sola. Scusate il disturbo. No, per carità, che disturbo, ma sapete, di questi tempi. Capirete? Uno sta solo in casa. Ma non capisco che si vuole da me. La buona vicina è sempre una benedizione del Signore. Dopo l'incidente di questa mattina, noi figuratevi che quando siamo tornati dalla questura eravamo talmente stanchi che non abbiamo avuto la forza di preparare niente da mangiare. E c'era il latte in casa, sì. Così ho pensato, l'unica cosa è una buona tazza di latte e caffè caldo. Quello che ci siamo presi tutti quanti. Sì. Mio fratello si è messo sul letto, poverino, sta riposando. Sì. Mia cognata pure. E così ho pensato di portarvene una pure a voi che avete avuto lo stesso strapazzo nostro. E certamente non vi sarete pigliate nemmeno un sorso d'acqua. No, chiedi, mi posso fare la comunione? Oh, yeah. No. Sì. Donna Rosa, ma voi non siete arrabbiata con me? Io arrabbiata con voi, donna Albert. Io mi vorrei trovare sotto te. Una famiglia che abbiamo sempre stimato, voluto bene, non mi dovevo permettere di dubitare. Donna Albert, non fate così, mi mortificate, per l'amor di Dio, don Alberto mio, io arrabbiata con voi, ma che dite? Chissà quanto avete sofferto voi nel farvelo. Oh, non vi dico, non vi dico. Un sogno di quel genere lì ti lascia scosso, sì. Ti butta giù. Ci vuole un poco di pazienza. La nervatura non è quella più di una volta. Ci vuole. Grazie, donna Alberto. Non vi vorrei dare disturbo. No, che disturbo? Posso appoggiare? Quanta generosità da parte vostra. Grazie, è un dovere. Voi non merite niente. Come no? Accomodatevi. Grazie. Grazie assai. Accomodatevi. Ecco, bello caldo. Sì, è molto caldo, l'ho riscaldato. Don Alberto, scusate, io vi volevo domandare una cosa. Come potete parlare perché sono una donna anziana? Io ho sofferto nella vita. Tanto sofferto, stocchi miei, ne hanno viste che ne hanno viste. Ecco, don Alberto, io vi volevo dire... Voi siete proprio sicuro di aver sognato il fatto? Come sarebbe a dire? Dio mio, dammi la forza di andare avanti. No, donna Rosa, no. No, non fate così, donna Rosa. Che io già sto avvilito. Mi mortificate, è tutta colpa mia. Parlate con me, dite. Dico a voi, donna Albert, dico a voi, perché secondo voi, dove pigliate collera, pigliate collera, al giorno d'oggi ci si può fidare più di nessuno. Per carità. Donna Albert, io non lo so, vedete, non lo so, o saranno i nervi scossi che ti fanno vedere le cose sotto un altro aspetto, ma certo è che io certe volte mi dovete credere sulla stima che vi porto.
Io certe volte aprirei la finestra e mi butterei di sotto. Carità, sì. Finché c'è vita c'è speranza. No, Alberto mio bello, io tengo solamente a quel nipote maschio. Ti capite? Io per Luigino mio mi farei tagliare a pezzi. Io lo vedo così sbandato a questo ragazzo. Si vorrebbe occupare, sì signore, ma non trova niente di conveniente per lui. Niente. E trovo un posto, una parola. C'è una disoccupazione che fa spavento. E poi fa certi discorsi così sfiduciati. Mamma mia, ma che vi so dire, sarà questa gioventù moderna che non crede più a niente. Non è colpa loro, donna Rosa. No. Che insegnamenti hanno avuto da noi? Quale eredità abbiamo lasciato loro? Avete ragione. E poi quando parla, avete capito, c'ha queste battute acide, tossiche, scontente. Non piglia sul serio niente, proprio niente. E poi c'ha questi atteggiamenti che io alla mia età, la verità, non capisco. Vivono un mondo loro, si sono appartati. Forse pure questo, sì. Ecco, donna Albè, voi dite che il fatto ve lo siete sognato. Ditemi la verità, guardate. Qua stiamo io e voi su. Ditemi la verità. La verità è... Sì, il fatto l'ho sognato e... E se non è vero? Questo è il punto. E se i documenti non li avete voluti presentare per paura? No. O per pietà? No. Ecco, per pietà verso una famiglia colpita da una sventura simile. No. Non mi vorrei ingannare l'anima, donna Albè. E che Dio mi punisca se quello che sto per dirvi non mi strazia il cuore. Se il vostro amico, Aniello... Amitrano. È stato ucciso a mio nipote. No, donna Rosa. No, ma non è possibile, donna Rosa mia, ma io... No. Se avete documenti che possono provare il delitto, mancheranno certamente le prove per accertare il responsabile. Che vi posso dire, donna Albè? Che vi posso dire? Ricordatevi quello che vi ha detto questa povera donna. Io tengo solamente a quel nipote maschio. Accusate me. No, donna Rosa, ma non sarebbe coscienza e poi, per carità, io non accuso nessuno, è stato un sogno, ecco. Ecco, è stato un sogno. È stato un sogno, no? Sì, è stato un sogno, sì. Ecco. Permettete, non avevo. Voglio scendere un momento per comprare qualche cosa di cena dal coso, dal friggitore, perché non ho proprio la testa di cucinare. Riportare pure qualche cosa a voi. No, lasciate stare, perché io... Vabbè. È stato un sogno. È stato un sogno. Sì. Ti porterò due zuppolelle. Quattro scagliozzoli. Un poco di pesce fritto. Una buona vicina è sempre una benedizione del Signore.
È venuta Donna Rosa, la sorella di Don Pasquale Cimmaruta. Ha portato una tazza di latte e caffè caldo, se ne volete un poco pure voi. Chi è? Sono Elvira Cimmaruta. Ah, la signorina Cimmaruta. Entrate, entrate. Prego. Zia Rosa se n'è andata. Sì, è scesa. È andata dal friggitore per comprare qualche cosa per la cena. Avete 5 minuti di tempo? Certo, dite. Della serratura. Sì, 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 sì. Sentite. È vostro fratello. E come faccio? Io non ho detto che venivo da voi. E perché è venuto lui? Ha detto che non sarebbe uscito. E che facciamo? Fatelo entrare, io aspetto dentro. Quando se ne sarà andato mi chiamate. Sì, entrate nell'altro stanzone e chiudetevi dentro. Sì, sì, state tranquillo. Mi dovete dire qualche cosa? Ecco qua. Voi altri della generazione passata, che tra le altre cose è sempre più presente del presente stesso, non sapete parlare se non aprite il vocabolario dei luoghi comuni e delle convenzioni. Se io sono venuto da voi, è chiaro che qualche cosa da dirvi ce l'ho, no? Certo, si capisce. Si dicono tante cose inutili, ovvie. Voi non parlate, io nemmeno. Allora, col vocabolario della generazione moderna, come devo dire? Come dovete dire? E dovete dire, beh, con un punto interrogativo di 1,5 metri. Ah, ecco, già, cioè, essenziale, senza dispersione di tempo, giusto. Beh, va bene. A voi, dunque, ascoltate. No, un momento, questo voglio vedere se ho capito bene. Questo deve essere inutile, perché se io ho detto beh, vuol dire che la mia intenzione è di ascoltarvi. Allora dire dunque ascoltatemi sembra inutile, no? Aveva... Già. Io sono venuto per dirvi questo. Ma che... questo pure è inutile. Sì. Perché se siete venuto questo o quello, una cosa me la dovete dire. Mi state sfottendo. No, mi sto aggiornando. Niente, non possiamo proprio andare d'accordo. Se non morite voi, non c'è scampo per noi. Poco di pazienza e moriremo tutti quanti. Ho capito. Dunque, io sono uno sbandato e va bene. Non è il caso adesso di discutere per colpa di chi. Vi voglio dire solamente che in relazione al fatto del delitto c'ho dei sospetti. E sento il dovere di parlare, perché ove mai vi decideste a presentare le prove, non sarebbe giusto che venisse coinvolta tutta la famiglia. Il vostro amico l'ha ucciso mia zia. E lo dite con questa semplicità? Come lo devo dire, don Alberto? Mia zia tiene una camera chiusa dove non fa entrare mai nessuno. Una specie di laboratorio. Là dentro fabbrica sapone e candele. Le conseguenze e le conclusioni traetele voi. Sapone e candele? Ma voi avete capito quello che avete detto? Sapone e candele, saporini. E una mano ce l'ha data pure mia sorella, perché solo a lei mia zia dà il permesso di entrare in quella stanza. Ma siete sicuri?
E voi siete sicuro di aver sognato? Ma io i documenti non ce l'ho, ve lo giuro, no? Ah, ma non mi fate ridere, Don Albee. Ma chi lo volete raccontare il fatto del sogno? No, no. Don Albee, voi vi siete messo paura avete fatto marcia indietro. Niente affatto. Io il sospetto ce l'ho. Adesso regolatevi come volete voi. O suono, no suono. Catene in mano a casa, tiene i cannella e sapone. Sapori. Oh, mamma mia. Candele e sapone. Ci dico, tu hai sentito, candela e sapone. Tu avevi ragione, tu hai fatto bene a non parlare più. Qua l'umanità ha perduto ogni ritegno. Ma allora io veramente ho fatto la spia a Don Pasquale. Il fatto non l'ho sognato, quello che ho detto è la verità. Don Pasquale. Ho approfittato che mia moglie si è messa a dormire. Avete ragione. Mio figlio è uscito. Mia figlia pure. Mia sorella Rosa è scesa per un poco di spesa. Sì. E così sono venuto da voi. Non vi farò perdere tempo. No. La mia storia è più breve di quella di Mimì. Non potevo rimanere in casa. Non posso stare solo. Sì, sì. Quando sono solo parlo. Ragiono nella mia mente con me stesso e mi sembra di impazzire. Non ti capisco. Avevo bisogno che qualcuno sapesse, sentisse. Non posso essere sempre io ad ascoltarmi. Oh, bravo. Bravo, Don Pasquale, questa è la ragione. Si ha bisogno a un certo punto di una persona amica, di un parente, una persona cara, che ti aiuta, ti dà un conforto. Accomodatevi, grazie. Don Pasquale. Grazie, accomodatevi. Grazie. Accomodatevi. Questa è la ragione. Ci siamo troppo isolati, troppo. Si fa presto a giudicare, caro Don Alberto. Quando si piglia si giudica così, si giudica. Quello? Quello è così. Quell'altra, quella vedete, quella lì. Quella poi, quella è così, 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 così. Si tira una sentenza, sapete. Ma canna sanna, perché quello è così e quell'altra... E così, 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 così. Bravo, bravo. Oh, mamma mia, mamma mia. Io se mi ricordo della mia infanzia, mi faccio la croce con la mano sinistra. Ma come? Quel ragazzo vestito alla marinara sono io. Quel bambino paffuto che cerca il fischietto attaccato al cordone bianco della giubba e che fa i capricci perché passando davanti a Pintauro vuole la sfogliatella, frolla. Sono io. E sono sempre io, quel giovane sedicenne che arriva a casa tutto allegro gridando: papà, papà, mi sono diplomato, papà, sono ragioniere. E sì, tu sei no, tu, no. Grandissimo schifoso, no, sei no, tu no, la figura oscena di oggi, sei tu colui che scendeva sempre più in basso, senza calcolare che gli ultimi gradini della scala sociale già li aveva scesi, capito? Voi siete in uno stato pauroso di abbattimento. Scendiamo, andiamo, facciamo una passeggiata, ci una piglia un cognac per rianimare, su. Sono stato travolto dalla vita. E chi non è stato travolto? Abbiamo subito una guerra schifosa, sciagurata, che ci ha distrutti moralmente, fisicamente. Calmatevi. Ma non ero cattivo, credetemi. Non siete cattivo, no, non siete cattivo. Io mi sono torturato sentendomi bruciare le vene per non poter indovinare qual era la vera condotta di mia moglie. Capite, mia moglie. Avete sospettato della signora? Sospetto. Ma ingiustamente. Oh, no. Ma la signora la porta in impianto di mano, qua nel palazzo, conosciuto. Impianto? Ma non state a sentire la gente cattiva. Sedetevi, come grazie. Potete. Sedetevi, appoggiate, voi state stanco e avete ragione di essere stanco. Grazie, non vabbè. Sfogatevi, Don Pasquale. Sfogatevi. Va, capigliai un bello cognac. No, no, non vi incomodate. Un caffè, no? Non desidero niente, grazie. Con tutto il cuore, grazie, non voglio. Avete bisogno di parlare. Parlate con me. Io sono un amico, lo sapete. Avevamo praticato un nascondiglio in casa. All'epoca dei fascisti e dei tedeschi. Oh, i nascondigli che abbiamo passato. Mo c'hai, mi scordate, mo. Si toglieva l'attaccapanni e usciva... un foro di 60 centimetri per 60 che portava in un quadrato di un metro e mezzo per un metro e mezzo.
una specie di casotto per il cane. Sì, abbiamo fatto la vita delle tappe proprio. Mia moglie ogni tanto mi diceva: mi hanno avvertita che ti devi nascondere perché sei ricercato, stai rindano. Ui. Ma io non ho fatto niente. Sei segnato come antifascista. Oh, antifascista? Mi metteva nel nascondiglio e io, con una paura di ammazzare le mosche con il fiato che poi mi è costata la disfunzione cardiaca che non mi ha più permesso di lavorare, rimanevo nascosto. Certe volte mi ha lasciato 3 giorni di seguito. 3 giorni? Mi portava da mangiare. Mm. E io dicevo: ma chi vuoi che si occupi di me? Io non ho fatto mai politica. Sono vendetta personale, Pasqua. Ma tale facevano, come no? In quell'epoca bastava una lettera anonima. Era la fine, fucilazione, al muro, ve le ricordate? Le facevano, don Dalpe, le facevano. Ma io, sa che faceva mia moglie quando mi metteva nel nascondiglio? Ma che va a fare, Pasqua? Ma... cercava di salvare il padre dei suoi figli, allontanate queste idee, per carità. Finita la guerra, non poco la disfunzione cardiaca, non poco l'artritismo, vedete che Dio lo sa, certe volte mi fa piegare in due. Non ho potuto più lavorare. Mia moglie, che una volta si divertiva a fare le carte per le amiche, viste le ristrettezze della famiglia, in seguito poi se le mise a fare per speculazione. Clienti che vanno e che vengono, e in massima parte uomini. E io fuori all'ingresso. Avanti, avanti signori, rispettate il turno. Madame Marbei è stata oggi illuminata di nuova luce. Sì, e io vi sento da qua, come no, spesso. Con qualcuno, certe volte si trattiene in camera per più di un'ora. E io fuori, ma che fanno? Ma perché non finisce sta seduta? Un pensiero mi dice: guarda dal buco della serratura. Infatti... dal corridoio opposto all'ingresso, che porta ad un tramezzo che divide la camera di mia moglie con uno di sbarazzo, al centro del tramezzo c'è stato un finestrino. Salendo sopra una sedia, ho fatto un buco di traverso dal quale posso vedere tutto. E avete visto? Non ho il coraggio. Arrivo fino al tramezzo e me ne torno indietro. Ma che vi vengo a raccontare, voi sapete tutto. Lo avete detto così chiaro stamattina, nonna. Beh, sì, proprio così chiaro. E questo volevo dirvi. Tutto quello che voi avete dichiarato può avere un fondo di verità che a me non risulta. Ma che addirittura mi ritenete un assassino? No, Ronaldo, no. Le mie mani non si sono macchiate di sangue. Ma qua sangue, ma qua sangue, non per qua. Io l'ho sognato il fatto. Ma tirate fuori i documenti, qua ecco, fa? Tirate fuori i documenti. Qua. Vuol dire che il colpevole paga. No. La vita... torce le cose, gli uomini. Non era così, don Albè. Il fondo del mio animo è buono. È buono ancora. Sente ancora il profumo della sua infanzia. Eppure quando sto all'ingresso col turbante in testa, ve l'ho portato a vedere. No, no. Don Albè, l'hai da aprire. Ma hai da far stare. Non mi emozionate. Lo dovete vedere. Ma io l'ho visto. L'hai da aprire, don Albè. L'hai da aprire. Lasciate stare. Eccolo qua. Eccolo qua il turbante di Pasquale Cimmaruta. Anche quando si mette il turbante e fa entrare i clienti nella camera di sua moglie, sente sotto le dita il fischietto del vestitino alla marinara. Anche quando grida avanti, rispettate il turno, sente l'odore della sfogliatella di Pintauro. Calmatevi, mettiti il turbante, caro Cimmaruta. Fai vedere come ti ha ridotto la vita. Avanti, avanti, signori. Madame Marbei è stata oggi illuminata di nuova luce. Rispettate il turno. E beh... sono indiano, don Albè. Pasquale Cimmaruta fa l'indiano. Ehi, sputami pure in capo tu, hai capito? Sputatemi in faccia, scamazzatemi sotto i piedi, facetemi quello che vuoi tu, urtatemi pure in capo in mezzo che non mi va a salvare. Ah, sei venuto qua a sparlare di me, a fare il ridicolo col turbante in testa. Oh. M'ha ridotto una serva e nemmeno contento. A furia di bugie e fiumi di parole riesco a mantenere tutta la famiglia e quello fa il geloso. Quando la sera, verso le 5:30, finiscono le consultazioni, se ne va. E lo vedete voi fino alle 4, alle 5 del mattino. Se ne va con gli amici. E che cosa va facendo? Ne potete sapere qualche cosa? Gioca. E quando gli mancano i soldi per giocare, commetterebbe qualsiasi cattiva azione.
Io? Sì, tu! Dove sei stato due notti senza tornare a casa? E perché hai fatto la faccia bianca e non hai avuto il coraggio di parlare quando il commissario ha detto potete andare? Alberto Saporito ha dichiarato che il fatto del delitto se l'è sognato! E che vuoi dire con questo? Che ti credo capace di tutto! Anche di aver assassinato Ariello Amitrano? Sì! E allora perché non mi dici dove sei stata tu domenica scorsa, che mi dicesti ho bisogno di stare sola, aria, sole, e tornasti alle due dopo mezzanotte? Dove mi è parso e piaciuto! Ah, di tutto ti credo capace, le amiche che tieni, la gente che pratichi... Basta! No, non basta! Il sospetto è troppo forte e non riesco a tenermelo dentro. L'accusa di Don Alberto è fondata. Uno della nostra famiglia ha ucciso e non puoi essere che tu! Oh, mamma! Elvira! Mamma. Elvira! Ma come puoi pensare una cosa simile? Sospetti niente di meno che di tuo fratello! Sì! Elvira! Sì! Elvira, sì. Aspetta! Sì. Elvira! Elvira! Cacciate i documenti, sentite a me! Elvira! Elvira, bello papà, parla con me! Confidati con me, a papà! Elvira! Elvira, figlia mia! Scusate, lasciatemi così, trovatemi via! Elvira! Alberto, Alberto, che è stato, Alberto? Chi è? Chi è? Sei Carluccio? Carlu, io non capisco niente più. Carlu, qua pare che il fatto del delitto è successo veramente. Veramente? Sì, sì, perché si accusano l'uno con l'altro. E quando io dico che i documenti non ce l'ho, non mi credono. Alberto, ma dici la verità, tu sti documenti e tieni, o no? Non lo so, non lo so. Io non so nemmeno se sto dormendo adesso che sto sveglio. O ero sveglio quando dormivo e mi sognavo il fatto. I documenti io li vedo e sparisco. Li tocco perché io li ho avuti nelle mani e non li riconoscerei se li vedessi un'altra volta, capisci? A porto le chiuse. E come no? E mettici un paletto, un catenaccio, non voglio vedere nessuno. Sì, signore, vabbè, vabbè. È la parola! Chi è? Sono Michele, aprite! È Michele, lo faccio tra sì! Naturale, chi si porta notizie, come no? Sì, Michele, trasso, Michele! Eccomi qua, Sei stato al vicolo a matare! E come no? Ah. È entrato, signore! Qua sta la moglie Ramitrana, parlato questo! Oh, signore! Me l'hanno uccisa mio marito! Ora niente, ma come, adesso stava così bene, la cura che gli aveva dato il dottore l'aveva rimessa a posto completamente, si era ingrassata, nel tubetto ci stanno le ultime due pillole che non si è arrivata a pigliare, è uscita 3 giorni fa e non ho avuto più notizie. Signor assaltato. Me l'hanno ucciso, schifosi delinquenti. Me l'hanno ucciso. Non commettete la vigliaccheria di non presentare i documenti. Chi ha commesso il delitto deve essere punito. E se vi rifiutate diventate complici pure voi. Albe, caccia i documenti, non di mettere paura. Ma non è pigli i documenti, non ne tengo. Dice che avete trovato la camicia sporca di sangue. Che se ce l'hai ritto tu? E lo dici stavo voi. E almeno datemi la scarpa. Alberà la scarpa. E quale scarpa? Non tengo scarpa, non tengo camicia, non tengo niente, né documenti. Signore, credetemi. Signore. Aniello mio bello. Zitto. Io tenevo presentimento. Oh, tenevo? Sì. 4 notti fa mi sognavo che mi carevano tutti i denti. E vabbè, signore, questa è superstizione. Che significa? Scendiamo, pigliamo un taxi. Ci facciamo il giro della città. Sì, la seta. Facciamo qualcosa. Sì, andiamo per gli ospedali, andiamo per i pronti soccorsi. Ariel, mio padre, rispondi, ma lo sai. Signore, l'hai dato al mare. Per favore, un poco di pace. Ah, è stato Sinicò. È stato Sinicò. Sinicò l'ha parlato. Sinicò. Tenete una bella voce, dite qualche altra cosa. Sinicò.
Ehi, ha picciato un bengalo verde, ma trovo che si sente, ma corrimmo per farmacia. Sinico! Ehi, Sinico, che lo senti? Ma va chi, va? Ciao! Sinico! Sinico, che è stata? Sinico! Sinico, che ti sentite? Ah, Sinico, rispondi! Sinico, rispondi! Sinico! Sinico! Albe! Sinico, è morto! È morto! È morto, saglio! Ma chi è? A me mi fa impressione! Povero zio Nicola, mi dispiace veramente! Quanto è bello! Pare lo santo, pare! Albe, appiccia la luce! Ah no, no, è inutile, manca in tutto il palazzo, stanno riparando la linea! E i guai non vengono mai soli! Ah, Ariella mi fa le risposte! È permesso! Una buona vicina è sempre una benedizione del Signore! Tras, Marie, tras, bella mia, tras! Appoggi qua sul tavolo, qua, qua! Metti qua, ecco qua, vai, vai cara, vai, queste le fabbrico io, grandezza di Dio, donna al vento, guardate che luce. Ariella mi fa la cosa, rispondimi, ma l'hanno ucciso. Questa è la fine del mondo. Questo è il giudizio universale. Qua si sta svolgendo il giudizio universale e noi non ce ne siamo accorti. Ecco perché ci fanno meraviglia certe disgrazie, certe sciagure che succedono. Ma io mi vergogno di appartenere al genere umano, ma carità, chi volesse essere una scimmia, un pappagallo? Beh, no, il pappagallo è meglio di noi, e si capisce, perché parla, non sa quello che dice, è compatibile. Ma noi abbiamo avuto il dono del pensiero, il ragionamento, ma ti rendi conto, la parola per esprimerci. Ma tu capisci dove arriva la cattiveria, la malvagità, la degenerazione umana? Io ve l'ho detto, per farvi stare in guardia, per farvi difendere. Ma l'hai sentito proprio tu? Con queste orecchie che il Padre Eterno me l'ha da facare fracete se non è vero. Questa persona è venuta pure ieri ed è rimasto con Don Carruccio, vostro fratello, più di un'ora e mezza. Stamattina poi parlavano tutte e due fuori al portone, io dal casotto, sentivo tutto quello che dicevano. Vostro fratello ha detto precisamente, stamattina ho incontrato il brigadiere e mi ha detto che è stato spiccato, mandato di cattura e che Alberto sarà arrestato in giornata. Se siete d'accordo sulla cifra, prima stasera mandate la carretta e vi consegni il seggio e tutto il resto. Ma tu capisci, ma tu capisci, tuo fratello, tu... Il sangue tuo, ma che aspetta che ti arrestano per se vendersi quattro scartapelle, quattro seggi scassate? Ma che vi credete, don Albè? L'uomo è carnivoro, fa cirnare, non guarda nemmeno il proprio sangue. Non vi pigliate collo, don Albè, ma vostro fratello è antipatico a tutti quanti. Qua nel palazzo è una voce, don Alberto è un buon uomo, ma un frate è troppo fatta mia. E quando saluto pare che ti fa un piacere a volte. Poi va a chiesa, va. Facciti un piacere, va a chiesa, ma per carità, va a chiesa. Lo so io perché va in chiesa quello là. Fa le cattive azioni, poi si pente, va in chiesa, si confessa, lo danno la soluzione e ricomincia da capo una volta. Ma è finita, mo è finita, ricordate. Mo aggiusto prima certe faccende mie, poi parliamo io e te. Non mi nominate perché non ci voglio avere a che fare, un albè. No, non ti preoccupare, non ti nomino. Io me ne scendo. Grazie. Vi volevo chiedere, il mezzo portone lo devo chiudere? Ma perché? Non l'avete chiuso ancora? No, veramente no. E lo dovete chiudere, che è morto un cane. No, amore Dio, Onalbè, chi dice questo? Ma siccome ieri sera lo portai mal pronto soccorso e là è morto. E va bene, ma qua abitava. No, vedete, chi l'è stato? Un signorino dei Ferrari sul primo piano. Ma mica è meglio che non lo chiudo, tu sai mamma come sta combinata. Voi lo sapete, che la povera signora c'ha un cuore che è una schifezza. Giustamente passa, vede il portone mezzo chiuso e balonga lunga in terra. Che faccio, chiudo? Ma vorrà che sia responsabilità.
Può essere che muore pure la signora De Ferraris. Lascia stare, apri, spalanca. Fa entrare l'aria pura. Sì, il zio Nicolo non ci teneva, era superiore a queste formalità. Proprio così, proprio così. Ma capisco. Ma capisco che uomo era quello, come la pensava e perché si regolava in quel modo. Lo capisci, tanti anni senza parlare più, ci che parla a fare, è inutile. Pensa che ha dovuto soffrire, povero vecchio, durante la sua vita per arrivare a quella conclusione. La giamanna un bello fascio di garofano. No, non date retta, non ci teneva. Niente fiori, opera di bene. Quello sì, cade fa questi fiori. No, per favore, non bussate, si tratta di 10 minuti, poi vi vengo ad aprire io. Buongiorno, Maria, chiudi. Hai chiuso buono? Sì, è chiuso bene. Ma che fai? Devi partire? Ma hanno licenziato. Poi? Se non lo facevano loro la varia fatica. Ma come ti hanno licenziato? E perché? Che è stato? Che succede? Ve ne dovete andare. Hai da scappare. Che gente? Ci sono gente. Io mi conto tutte cose. Tutte cose. Ne, ma per carità non mi nominate. Perché se chi l'ha prunato che siete stati informati da me, chi non sono capace di venire a trovare un paese mio? Mi fanno una pelle, mi fanno... Sì, addirittura. Ma che hai sentito? Quando ieri sera mancò la luce, vi ricordate? Ho una rosa portata il cannello. Ma come no? Succedette cose pazze. Un bascale rette uno schiaffo a moglie. La signorina Elvira avette uno svenimento. Una rosa piangeva. Sei stata tu. No, tu. È stato Luigi. Io non so niente. O no, beh, l'inferno. Poi, se vede che avete una favace, e si mettete a chiangere tutto quanto. A un certo punto, sono detta, qua nessuno vuole confessare, ma lo capite che Don Alberto tiene i documenti? Poi, un silenzio. Io, in da stanzetta mia, sentivo tutto quello che dicevano. Ah, e che dicevano? Che dicevano? Da quello che ho potuto capire vi vogliono uccidere. Bravo. Già, perché siccome lui tiene i documenti, l'unico mezzo per salvare loro, hai da morire. Io debba morire. Ma l'hanno detto proprio chiaramente. Così sospetto io da quello che ho potuto sentire, diciamo. Vengono a invitarvi per portarvi in campagna con loro. E là certamente vi fanno una pelle. Fanno una pelle, Maria. È brutto pucurillo, bro. Oh fanno! Un bascale riceve. Dopo mangiato, mo porta a fare una bella passeggiata in campagna. E quando vega che stamma sola, e poi non l'ha capito. Ma che chiesta io a capire? Sto fatto loco me l'ha già perso. Oh Luigino riceve. Niente affatto. Ho portato a mare a fare la gita in barca. Ma no signore, diceva Anna Rosa. Ci penso io. Che significa questo? Che significa? Ma perché si deve pensare solamente al male? Mi vengono ad invitare, non so, per portarmi in campagna, mi fanno un'attenzione così, non so, io mi convinco a dare i documenti a loro. Perché mi hanno licenziato? Perché vi vogliono portare a mare? Perché parlavano zitto. Marito, devo pigliare collera. Vuol dire che se mi vengono ad invitare io ci vado volentieri. Ma che siete pazzi? Voi venite a scappare. O se no facete l'arrestare. Presentate i documenti, facete la verità. Lei mi ha avuto i documenti, tenete sì o no? Sì. Voi tengo i documenti. Tenete? E allora che aspettate? Aspetta che mi vengono ad invitare per portarmi in campagna con loro. Io ve l'ho già avvertito per scrupolo di coscienza, ma regolatevi come volete voi. E io ti ringrazio, sì, una buona piccerella. Grazie dell'avvertimento. Gli do la valigia e buon viaggio, state buono. Buona fortuna. Ma voi non ve ne scappate? Io tengo i documenti ma ne scappo. Io ve l'ho già avvertito. E grazie, Dan.
State un po'. State a buon. Quella camera veramente antipatica era una rosa. Quella mattina non mi faceva un miso. La porta lasciala aperta, eh? Mi fai un piacere. Così se mi vengono ad invitare non avranno nemmeno il fastidio di suonare il campanello. Io non mi faceva così coraggioso. Io sono coraggioso. A me l'uomo no. A così mi piace. Ove? Va bene. Ma che lenta non ci sta nessuno. Si su, la porta aperta, non capisco. Don Alberto. Don Alberto? Chi è? Oi. Don Alberto. Don Pasquale. Salute. Caspita. Come stiamo elegante. Elegante. Non sia mai, Don Alberto. Ho voluto rompere la iettatura. Voi mi permettete? A me pare, è casa vostra. Grazie, assai. Ieri sera, dopo tutto quel veleno e la collera che ci prendemmo, dopo un'altra litigata, vedete, per battere la mano sopra il tavolo mi si è gonfiata tutta qua. Sapete come succede? Dopo il temporale viene il sereno. Facemmo pace. Si calmarono gli animi. Assodammo che in fondo si trattava di una cosa tutta campata in aria. Ma voi, benedetti Dio, vi andate a fare quel sogno. Oh, finalmente. Vi siete convinto che si è trattato di un sogno? Ma certo. Ieri sera un po' la stanchezza, un po' che si accumula. Poi viene il momento che si coprono gli occhi. E quando si sono coperti gli occhi si capisce che non si vede più niente. E allora stamattina mi ha chiamata la famiglia, che la povera sora mia che non vede mai luce di libertà. Povera donna Rosa, sempre sacrificata. E ho detto, sapete che volete fare? Vestitevi e andiamocene a mangiare in campagna. O sole ci sta. Bravo, è una bella giornata. Vi andate a divertire, buona scampagnata. Oh, povero zio Nicola, poi. Ci ha lasciato, ci ha voluto lasciare. Già se l'hanno portato? No, se lo portarono ieri sera perché non era morto. Il dottore che chiamò Carlucci lo fece trasportare al pronto soccorso, là poi è finita. Tanta una brava persona, eh? Quello là, era un vero uomo, oro colato. Ma capisco perché la pensavo in quel modo. Tenevo 87 anni. Parlava solo con i fuochi artificiali, eh? E io capivo tutto. Lui parlava solo con me. Povero si Nicola, era uno spasso. Don Albè, mi viene un'idea. Ma voi mo che ci fate qua, scusate, ma non è meglio che vi distraete un po'? Venitevene con noi. Ce ne andiamo dopo Pozzuola, a Bacoli. Oggi non fa l'ombra del freddo. Bella giornata. Dopo mangiato ci facciamo una bella passeggiata in barca. Io e voi soli. Facci i miei compagnini. Proprio. Vabbè, ma già raccontano fatta che mi fa schiattare il riso. E voi raccontate buoni in barzelletta, mi ricordo. Va già fa schiattare. Anzi, voi fate così. Dite. Noi mo ce ne andiamo e vi aspettiamo alla riviera, all'angolo di San Pasquale. Perché se vi vedono uscire con noi, dicono, oh zio è morto, lui si va a divertire. Sapete la gente com'è? È fatta male. Sì, la gente è fatta molto male. E che fate? Venite allora. Mi posso mai rifiutare un invito così cordiale che mi viene da voi?
Però non vi offendete. Sì. Data la circostanza, non mi cambio d'abito, vengo come mi trovo. Ma è naturale, ma ci vuole tra contro, non è? Io sono pronta. Papà, ce ne amma. Non fa l'ombra del freddo. Chiamo un genio. Sì, e chi aspettando? Io mi porto a zia Rosa sotto il braccio. Facciamo i fidanzati. E allora vi do una buona notizia. Sì. Don Alberto viene con noi. Bravo. Ah, e allora lascia zia Rosa e mi porta a Don Alberto. Lo sfizio me lo voglio prendere io. Ah, buh, o sfizi ce lo vogliamo poco, però. Beh, noi andiamo, eh. Non dite a nessuno che venite con noi. No, e a chi lo devo dire? No, non per noi, ma per voi, eh. Ah, certamente. Non lo dite nemmeno a vostro fratello. Specialmente a mio fratello. A Carluccio dico che siccome non mi sento bene vado a pigliare un poco d'aria sopra, perché non voglio vedere gente. È proprio così. Don Albe, noi vi aspettiamo. Ucciais va avanza meglio. Figuratevi, è interesse mio. Fra 10 minuti mi troverete all'angolo di San Pasquale a Chiaia. Se fra un quarto d'ora non vi vediamo arrivare, vi vengo a prendere io. Non c'è bisogno, perché fra 10 minuti sto là. Beh, ce ne vogliamo andare? Andiamoci, andiamo. Andiamo bene. Che c'è? Buongiorno. Buongiorno. Allora, buongiorno. Che c'è sta? A riunione c'è sta? No, veramente, siamo venuti a salutare Don Alberto perché ce ne andiamo in campagna. Ah, bravo, 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 bravo. E io no, mi avevano invitato, ma non ci vado perché non mi sento tanto bene, voglio stare solo. No? Fai buono, fai buono. Chi è sto giovanotti? Chi è? Un amico mio si è contrastato con la fidanzata, si trattiene un poco qua perché non la vuole incontrare, capito? Ehi, a te, piglia che la seggia, ma ti faccio un poco di compagnia, stai pure nervoso. Quando poi ti sarai calmato e sei sicuro che la fidanzata è passata, te ne vai, Così faccio. E allora, papà, ce ne vogliamo andare. E allora, si è avverata quella cosa che dissi io. Siccome non si è trovato Aniello a Mitrano, è stato spiccato mandato di cattura e mi siete venuto ad arrestare. Precisamente. Che me c'è che fa? Se capisci, i nodi vengono al pettine. E quando si sbaglia si deve pagare. È giusto. Brigadier, solamente 5 minuti di tempo per mettere a posto una faccenda di famiglia, poi sono subito ai vostri ordini. Carlo. Carlo, questi mi arrestano, lì. Che mi fa? Vogliamo mettere a posto la situazione. E che mi fa? E come che mi fa? Ah, carta, la dichiarazione che tu riciste, la cessione. Se no cosa fa? Ah, sì, la carta. Frato mio, ci vorrei sia tenga ancora. Va a trovare un laggio miso, va a trovare. Io sta, vieni pure, è capace che la trovo. Ai canni. L'hai trovato. Ha tenuto vinto la sacca, ha tenuto. Sì, io mi ho dato la firma e ta lungo, chi ci mette? C'è che fa. Ecco fa, te. Gallo, mi raccomando, fa conto che se sia inda e tu a fora. Che è non lo so, meno male che ci sei tu. Eccomi qua, brigadiere, sono a voi. Volevo solamente un'informazione, se è possibile. Sapete, qua l'azienda è piccola, ma insomma la guardiamo in due, io e Carlucci. Quando manca uno è un danno serio. Visto come vanno le cose, rotte di colle. Beh, che dovrei fare per uscirne, non so, per sfuggire? No, guardate, sfuggire non potete. Ho aspettato con santa pazienza l'esaurimento della pratica e delle indagini in un carcere preventivo. Ho presentato i documenti che diceste di avere nelle mani e sarete libero. Ah, ecco. E io i documenti li tengo adesso, sì. E li voglio presentare. Oh, Gesù. Ma allora chi ha aspettato? Don Albe.
Brigadier, aspettavo questo momento con un'ansia che non potete immaginare. Scusate, brigadier, aspettavo questo momento per dire in faccia a questi signori di quale crimine si sono macchiati e che giorno per giorno si macchiano. Assassino siete. Assassini. E pure tu. Assassini. Siete assassini. E ve lo dimostro subito. No, ecco qua. Qua sta Aniello Amitrano e la sua signora. Aniello Amitrano? Sì, sì. Sì, signore brigadier, sono io. Questa è la mia carta d'identità. E dove siete stato? Sono stato a Caserta da una mia zia. Il giorno stesso che arrivai mi venne la febbre a 40. Dissi alla zia, non fa sapere niente a mia moglie, se no si spaventa. Stavamo pure in urte. Pur altre volte mi sono contrastato e non sono rincasato per un paio di notti. E intanto, se non veniva il portiere a dirmi il fatto, non ci aveva ripensato proprio. Ah, va bene. Don Albè, però sempre con me dovete venire. Anzi, se viene pure il signor Amitrano è meglio. Perché? Sì, si tratta di una semplice formalità. Robi, una mezz'oretta e ve ne tornate a casa. Io sono pronto. Torneremo anche la stiva ai signori Cimarù. Ma para. E questo dobbiamo assodare. Scusatemi, Don Albè, abbiate pazienza. Voi avete detto delle cose enormi, oramai superate dal fatto che Amitrano sta là vivo. Ma voi poco fa avete detto al brigadiere, i documenti ce l'ho per dimostrarvi di quale crimine si sono macchiati questi assassini. Bravo. Ma assassini di chi? Ce lo volete spiegare? Andiamo. Certamente, e come? Allora uno lancia un'accusa e poi si rimangia la parola. Siamo uomini, no? Solamente vorrei 5 minuti di tempo per mettere a posto una faccenda di famiglia, una sciocchezza, ci pazienza, piacere. Poi sono subito a voi per darvi tutti i ragguagli, tutte le... Scusa, Carlo. Va bene. Carlo. Se non mi sono spiegato, io te lo spiego un'altra volta. E questa la possiamo stracciare. Capodanno. Sì. Voi ve ne potete andare. Scendete tranquillo e sicuro perché tanto la fidanzata non la incontrerete. Buona giornata. Alla babbo. Voi mo volete sapere perché siete assassini. Bravo, ecco, parlo a fare. Parlo inutilmente, chi si muove, fatti esinico. In mezzo a voi probabilmente ci sono io pure. E non me ne rendo conto. Avete sospettato l'uno dell'altro. Un marito era la moglie era un marito. Un frate era la sora era un frate, la zia un nipote era la zia. Io vi ho accusati e voi non vi siete ribellati, lo avete creduto possibile. Un delitto lo avete messo fra le cose probabili di tutti i giorni. Un assassinio nel bilancio di famiglia. La stima, Don Pasquale, la stima che ci mette a posto con la nostra coscienza, che ci dà la possibilità di guardarci dentro e dire sì, è così, insomma... Quella stima che ci dà la fiducia scambievole, la serenità, la possibilità di guardarci negli occhi. Don Pasquale,
Pasqua, senza la stima si può arrivare al delitto, e ci stavamo arrivando, e Don Pasqua, e come no. Pure la cameriera ha sospettato di voi. Ha passeggiato in barca. Onorò, ci penso io, ci penso io. Lo sfizio me lo voglio prendere io. No, cioè, ce lo pigliamo uno poco per uno. Don Pasqua, come si fa a campare in queste condizioni? Non è possibile, Don Pasqua, non si va avanti. Senico, avevi ragione tu. Parlare è inutile. Non è niente, non so, che parlammo a fare? Avanti, tu che sapevi tante cose, tu che hai campato tanti anni, avanti, fammi la carità, per favore, dammi un consiglio. Dimmi tu come mi devo regolare. Parlami tu, parla! Non hai capito, Sinico? Sinico, non hai capito, parla chiaro. Parla un'altra volta, Sinico. Parla. Chiaro, parla chiaro. Scusate, avete sentito sparare da lontano? No. Brigadier, mica. Hanno sparato da lontano, in dis. No, lì. No. Niente. No. Amitra, non avete sentito? No. Ma parlate, sì, Nicol, ma parlate. Ma parlate, voleva spiegare, ma spiegate. Ha spiegato e non ha già capito. Mo non ci potevo capire più. Sinico, non ci possiamo capire più. Non si capisce. Brigadier, scusate, possiamo rimandare questa, come avete detto, questa formalità a più tardi. Va bene, vuol dire che venga nel pomeriggio. Sì, perché mi sento talmente confuso. Va bene. Scusate pure voi, Don Pasqua, sono talmente stanco, se possiamo parlare stasera. Va bene, vi do tutti i ragguagli. No, state tranquilli. Facciate pazienza, vi dirà. Quando è stasera, magari. Io non mi sogno mai niente. Ah, se ero corico stanco che Dio sapeva. Quando ero ragazzo mi facevo un sacco di sogni, ma belli. Mi parevano spettacolo di operetta, di teatro. E quando mi svegliavo facevo tutto il possibile per addormentarmi un'altra volta per vedere se era possibile di sognarmi il seguito. Ma io me ne scengo, non bene. Vi volevo dire, il mezzo portone poi l'ho chiuso perché De Ferrari sai che la mamma non esce, sta poco bene. Buona giornata.
faccio la chiave. I know.